studenti con disabilità e con DSA iscritti ai nostri servizi sono circa 400-500. Gli studenti iscritti all'Università Federico II con disabilità e con DSA sono più del triplo. Questo significa che molti studenti con disabilità e con DSA non si rivolgono a Sinapsi, ma vanno autonomamente alle segreterie, agli uffici, interagiscono in modo autonomo con i servizi dell'università. Quindi il personale, e in particolare adesso il personale delle segreterie studenti, devono essere preparati al fatto che il loro interlocutore possa avere delle difficoltà, dei problemi, possa avere dei disturbi di apprendimento, possa avere delle difficoltà nella lettura. E quindi è importante che sia preparato a relazionarsi in modo adeguato e senza turbare la sensibilità dello studente e metterlo in una condizione di disagio. Quindi questo è il contenuto del corso che abbiamo predisposto sulla piattaforma Moodle e non è un corso tradizionale, è un corso online. E va visto come un luogo virtuale dove il personale delle segreterie, ma anche degli altri uffici, possa trovare informazioni, possa avere dei riscontri per capire come meglio relazionarsi con gli studenti. Quindi apprendere quelle nozioni minime indispensabili per avere una buona relazione con gli studenti. Quindi è un luogo virtuale dove potrà trovare video, presentazioni, materiale didattico e dove potrà anche trovare dei test per verificare il proprio apprendimento e anche per dotarsi di un certificato nelle modalità che l'Ateneo riterrà opportune predisporre affinché questo certificato sia una prova rigorosa delle competenze effettivamente acquisite dal discente. Quindi buono studio, buona lettura e buon lavoro a tutti. Gli studenti con disabilità e con DSA iscritti ai nostri servizi sono circa 400-500. Gli studenti iscritti all'Università Federico II con disabilità e con DSA sono più del triplo. Questo significa che molti studenti con disabilità e con DSA non si rivolgono a Sinapsi, ma vanno autonomamente alle segreterie, agli uffici, interagiscono in modo autonomo con i servizi dell'università. Quindi il personale, e in particolare adesso il personale delle segreterie studenti, devono essere preparati al fatto che il loro interlocutore possa avere delle difficoltà, dei problemi, possa avere dei disturbi di apprendimento, possa avere delle difficoltà nella lettura. E quindi è importante che sia preparato a relazionarsi in modo adeguato e senza turbare la sensibilità dello studente e metterlo in una condizione di disagio. Quindi questo è il contenuto del corso che abbiamo predisposto sulla piattaforma Moodle e non è un corso tradizionale, è un corso online. E va visto come un luogo virtuale dove il personale delle segreterie, ma anche degli altri uffici, possa trovare informazioni, possa avere dei riscontri per capire come meglio relazionarsi con gli studenti. Quindi apprendere quelle nozioni minime indispensabili per avere una buona relazione con gli studenti. Quindi è un luogo virtuale dove potrà trovare video, presentazioni, materiale didattico e dove potrà anche trovare dei test per verificare il proprio apprendimento e anche per dotarsi di
di un certificato nelle modalità che l'Ateneo riterrà opportune predisporre affinché questo certificato sia una prova rigorosa delle competenze effettivamente acquisite dal discente. Quindi buono studio, buona lettura e buon lavoro a tutti.